Sei su Radio Trust, il podcast di approfondimento scientifico, tecnico e professionale. L'argomento dell'episodio di oggi è Trust e successione ereditaria. Io sono Saverio Zeni, vi accompagnerò negli episodi di Radio Trust, dove approfondiremo con vari ospiti le tematiche sul diritto del trust e sul contratto di affidamento fiduciario. Con noi nella puntata di oggi il notaio Francesco Pene Didari. È specializzato in pianificazione patrimoniale successoria e in diritto societario. Dottore di ricerca in diritto civile, tiene seminari e conferenze ed è autore di numerose pubblicazioni scientifiche. È stato docente a contratto presso l'Università degli Studi di Torino e l'Università del Piemonte Orientale. È altresì insegnato, tra l'altro, presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali Bruno Caccia e Fulvio Croce. È direttore della Scuola di Notariato del Piemonte e docente presso la Scuola di Notariato della Lombardia. Benvenuto, notaio Pene Didari, a Radio Trust. Grazie, benvenuto e vi ringrazio dell'ospitalità. Come sempre in Radio Trust parliamo di trust, naturalmente di questo istituto che sembra innovativo, ma in realtà ha già una bella storia sulle spalle. In questo caso noi approfondiamo il trust e la successione ereditaria, che potrebbero sembrare due binari separati, ma in realtà immagino che possono anche incontrarsi in alcuni punti e ci sono sicuramente delle norme e delle attenzioni da fare presente. Prima di iniziare nello specifico, il trust in Italia è finalmente maturo? È finalmente possibile adottarlo un po' a tutte le forme patrimoniali o comunque che abbiamo in Italia? Io la ringrazio per la domanda, perché non tutti sanno che in realtà una normativa sul trust, o meglio il riconoscimento dell'istituto, ha 30 anni. Quindi adesso si parla come se fosse una novità dell'ultima ora, degli ultimi anni, ma non tutti sanno che nel 1985 c'è stata una cosiddetta convenzione di diritto uniforme su questa materia, ratificata con una legge dell'89, che è entrata in vigore in Italia, quando il terzo paese ha aderito, nel 1992. Quindi uno non ci pensa, ma sono 30 anni che legalmente il nostro ordinamento si è impegnato a riconoscere l'istituto del trust. Tuttavia, ed è qui un po' la difficoltà tecnica nel portare a conoscenza di tutti l'istituto, qual è l'inghippo? L'Italia riconosce i trust, ma regolati da una legge straniera. Questo tema della conoscenza della legge straniera va da sé che ha costituito in buona parte l'ostacolo alla conoscibilità e alla concreta possibilità di utilizzare da parte di tutti l'istituto, perché va da sé che regolamentare con un trust di un paese straniero ha un costo di accesso. In più, le incertezze fiscali hanno fatto sì che in questi 30 anni il trust sia utilizzato, ma non è un istituto poi così diffuso come potenzialmente potrebbe essere rispetto ad altri paesi. Conosciamo il mondo anglosassone che lo utilizza con una certa quotidianità. Ecco che quindi in questi 30 anni alcuni operatori hanno iniziato a familiarizzare con l'istituto e sicuramente lo maneggiano con una certa destrezza. Il fisco ne ha preso atto, la giurisprudenza anche. Vi sono stati, poi ne parleremo magari in proseguo di trasmissione, numerosi contrasti e contatti tra agenzie entrate e amministrazione finanziaria, giurisprudenza di Cassazione, ma quello che si può dire è che in 30 anni si è creato comunque un tessuto per cui ufficialmente si può dire che il trust oggi in Italia è possibile, con certe accortezze, ma un istituto riconosciuto, con 30 anni di esperienza. Non è una novità dell'ultimo momento. Quindi questo è bene che forse venga portato a conoscenza non solo di noi tecnici, ma un pochettino di tutti i cittadini, perché è una possibilità in più. È come avere in un menù di un ristorante un prodotto che non è più esotico, come se fosse un sushi, se mi permette la battuta, che ormai lo viviamo come un prodotto nostro.
La ringrazio subito, ecco, per questa esposizione, perché mi permette di farle la domanda seguente, che nasce spontanea. Quindi possiamo dire che il Trust è un istituto innovativo ma con grande esperienza. È un istituto poliforme che si può adattare a mille occasioni, è un istituto oltretutto molto ben regolamentato, e però appunto ecco, manca un po' la parte finale, cioè diciamo coloro che possono essere consapevoli di poter adattare a quelle che sono le consuetudini, no? Della vita normale. Quindi in questo caso parliamo appunto anche di successione ereditaria. E dentro appunto in questa seconda domanda, cioè in particolare nei confronti, in luogo di un testamento, si potrebbe istituire un trust? E se sì, appunto, esiste una legge regolatrice? E che ruolo giocano i diritti della legittima? Allora, qui entriamo ovviamente in un settore più tecnico, più specifico, che è il rapporto tra il trust e il nostro diritto successorio. Allora, ripassiamoci la situazione del nostro diritto. Il nostro diritto prevede che il cittadino italiano, in base non più alla cittadinanza, ma alla residenza, può regolamentare la propria successione per il futuro in base alla legge del proprio paese. E da qui ci muoviamo. Legge italiana cosa vuol dire? Vuol dire regole di accettazione, di rinuncia, le regole di legittima, i diritti del coniuge e così via. Però con le regole del nostro diritto. Come vi ho detto prima, invece, il trust di per sé viene riconosciuto, ma dal punto di vista sostanziale è sempre regolato da una legge straniera. Come facciamo quindi a conciliare l'esigenza di un cittadino italiano regolarmente soggiornante in Italia, che tuttavia desidera che la sua successione sia regolamentata non con le regole ordinarie del libro secondo del codice civile, ma attraverso l'istituto del trust? Uno potrebbe dire no, non si può, punto e basta. In realtà la risposta è più composita, perché riconoscendo l'ordinamento italiano la normativa straniera in materia di trust, a mio avviso, come dice la Convenzione, è ben possibile regolamentare tutta la successione con un trust straniero, ma questo ordinamento, questo trust, non deve ovviamente ledere le norme italiane, tipo il diritto di riserva, il diritto di legittima degli altri soggetti coinvolti, perché altrimenti evidentemente sarebbe troppo semplice. Ma la risposta alla sua domanda è positiva. Ci va la preparazione per scegliere la normativa applicabile, quindi è meglio la legge inglese, è meglio la legge di Jersey, è meglio la legge della Nuova Zelanda. Ed è qui la difficoltà dell'operatore, perché siamo di fronte a una sorta di forum shopping. Il trust è come se fosse un prodotto neutro, ma devo andarlo a riempire. Quindi ci va la competenza, nell'opportunità di utilizzare l'istituto. E poi occorre conoscere le differenze tra i singoli ordinamenti. Una volta che uno ha questa competenza, può dire sì, lo voglio istituire sfruttando questa particolarità della legge del canale, ad esempio. Ecco che una volta che supero questo primo ostacolo, a quel punto vado a plasmarmi l'istituto come meglio desidero, anche in base ai miei desideri ereditari. Va da sé che è pacifico che non posso utilizzare questo istituto per ledere i diritti di riserva e di legittima che il nostro ordinamento garantisce al coniuge e ai discendenti, perché ovviamente sarebbe un negozio che rischierebbe di essere considerato lesivo e come tale oggetto di impugnativa e di contenzioso. Ma mentre in passato questa materia era considerata ai limiti del divieto dei patti successori, ormai alcuni passaggi sono stati sdoganati e ritenuti ammissibili. Quindi il trust di per sé non viola il divieto dei patti successori. Il trust, come tutti gli istituti che si possono utilizzare, non deve ledere le quote di riserva, ma si può utilizzare. Occorre solo avere la competenza tecnica, appoggiarsi a un professionista o italiano o estero che sia in grado di maneggiare l'istituto. Un po' come se uno vuole costituire una società, è ovvio che si deve rivolgere a una persona, un avvocato, un commercialista, un notaio che ha la sua competenza. È un settore dove il fai da te è pericoloso. Se mi consente un aneddoto, secondo me questo fa sorridere ma fa comprendere la pericolosità.
agli inizi della mia attività, purtroppo anch'io ho qualche capello bianco, anche se non mi vedete, ce l'ho, leggiamo un trust deed con scritto la legge regolatrice della Gran Bretagna. E uno dice, vabbè, ci mancherebbe, Gran Bretagna. No, non c'è la legge della Gran Bretagna. Come non c'è? No, c'è la legge inglese, la legge gallese e la legge scozzese. Sono tre leggi diverse, un po' come la nazionale di calcio, non scendono con United Kingdom. Era stato fatto un errore nella redazione. Allora, come lo riqualifichiamo? Ecco che la mia è una battuta, ma è un caso vero che è capitato. Allora, questo è proprio una fascellonia, uno strafalcione così. Però le trappolette sono tante. Io, ad esempio, vi confesso che come notaio penso di averne già basta del diritto italiano, e quindi quando mi capita di lavorare su questa materia ritengo doveroso, opportuno e prudente avere un affidavit di un esperto dell'ordinamento che viene scelto, che ovviamente ci supporti e ci dica che quello che abbiamo scritto è conforme alla legge di quell'ordinamento. Io mi occuperò del travaso, passatemi la parola tecnica, dell'istituto nel diritto italiano. Si può fare il trapianto, chiamiamolo così, ma chiaramente il trust viene da fuori, quindi lo devo prendere e lo devo buttare nel nostro ordinamento. Il mio compito del notariato, non solo mio, è di far sì che il travaso, che l'impianto sia possibile. Spero di essere stato con questa metafora chiara, ma la risposta è positiva con tutte le accortezze del caso. Rivista Trust e attività fiduciarie in rete. Bimestrale di approfondimento scientifico, tecnico e professionale. È possibile abbonarsi alla rivista bimestrale in versione stampata e digitale. Ogni giovedì il bollettino avrà un'anticipazione o una notizia commentata relativa a novità in Italia e all'estero. Per maggiori informazioni telefonare al numero 06 87 80 56 50 oppure per posta elettronica all'indirizzo editore@rivistataf.eu. Quindi, facendo una metafora, potremmo dire che il trust può essere un innesto nella pianta sana, in questo caso italiana, ma deve essere con accortezza fatto da professionisti questo tipo di innesto. Assolutamente, guarda, io vengo da una scuola che ha prodotto, ovviamente non solo me che sono l'ultimo, ma grandi studiosi di diritto comparato, che è la scuola di Rodolfo Sacco di Torino, dove ci hanno insegnato che il formante e l'adattamento nella circolazione dei modelli è quella che fa crescere e migliorare il diritto. Quindi è anche un'opportunità culturale, professionale e anche di avanzamento del servizio al cittadino tramite le regole. Proprio è un caso dove le regola, cioè il modello gira, circola, e quindi è un'opportunità secondo me da cogliere sia da parte dei professionisti di qualunque genere sia da parte dei cittadini che, come vi dicevo, hanno nel menu un qualche cosa in più che si aggiunge. Bene, senti, sempre rimanendo sul tecnico, perché appunto le sue risposte sono abbastanza esaurienti e quindi io di questo la ringrazio. Ultimamente è stata adottata la circolare 34E, recante appunto la disciplina fiscale del trust. Ecco, in relazione a questa circolare, insomma, ritiene che nel panorama nazionale l'istituto abbia trovato una sua conformazione specifica e chiara a livello interpretativo, oppure rimangono residui, punti oscuri, e qualora ci fossero, quali? Allora, questa circolare era necessaria barra opportuna. Si veniva da un lungo confronto, dibattito, notariato, agenzie entrate, Cassazione, in materia di tassazione sull'imposizione indiretta, ossia il trust e la dotazione è il momento impositivo o il momento impositivo e la distribuzione finale ai beneficiari. Dopo un lungo dibattito nel quale l'agenzia delle entrate la pensava in un modo e l'entrata è andata avanti su questa posizione, mentre il notariato e la Cassazione la pensavano diversamente, proprio alla luce dell'orientamento della Cassazione, che in un numero innumerevole di pronunce ha ritenuto che il momento impositivo, cioè il momento dell'arricchimento e l'assegnazione dei beni ai beneficiari,
l'Agenzia delle Entrate con questa circolare si è uniformata in linea di massima, poi vi illustro meglio a mio avviso cosa vuol dire in linea di massima, sulla traslazione del momento impositivo nel momento di distribuzione ai beneficiari. Quindi questa circolare secondo me segna un momento storico di certezza per il contribuente dal punto di vista fiscale, cioè sappiamo che se il trust è fatto in un certo modo, quando il disponente, il settlor, porta i beni all'interno del trust, la tassazione non c'è. Ovviamente occorre, ce lo dice bene la circolare, che i beneficiari non siano preindividuati nominalmente, ma devono essere una categoria, ad esempio i discendenti di. Qui la tassazione non c'è, la tassazione sarà in un momento successivo. Questo può voler dire in concreto due cose. Da una parte è un bene, perché la gente tassare e pagare non ha mai voglia. Dall'altra è ovvio che in una prospettiva di medio-lungo termine la tassazione che adesso è 4-6-8 in base al rapporto di parentela è possibile che da qua a X tempo diventi più, chiamiamola, europea. La Francia, l'Inghilterra arrivano anche al 40%. Ma è anche vero che se io non distribuisco mai, io cosa faccio? Porto un capitale, a me piace dire quando parlo in pubblico, in cielo, cioè lo sottraggo all'imposizione. Allora, questo dal punto di vista etico può essere giusto o sbagliato, perché effettivamente si sottrae alla tassazione, che invece dovrebbe rispondere a principi di perequazione, una grossa parte della ricchezza. Nel mondo anglosassone i grandi patrimoni sono in cielo. Rockefeller all'inizio del Novecento ha fatto il trust e non ha mai più pagato. Quindi è vero che in quei paesi la tassazione è al 40%, ma sostanzialmente molti sottraggono poi al regime impositivo la propria ricchezza. L'Italia adesso si trova in questa situazione, chiamiamola ibrida, no? Perché abbiamo detto non abbiamo l'istituto, ma dobbiamo disciplinarlo anche fiscalmente. Questa circolare prende posizione, offre opportunità, perché sicuramente questa è la regola, offre certezza del diritto, che secondo me è la cosa più importante per gli operatori e anche per il cittadino, nonché per l'Agenzia delle Entrate. Quindi sappiamo com'è adesso la normativa, poi magari cambierà, perché il bello del paese è che le normative specie fiscali impongono un aggiornamento continuo. Ma quello che si può dire con serenità adesso è che i punti oscuri rimangono e ci saranno sempre, perché personalmente io non conosco norma che non dia luogo a punti oscuri, ma avere una circolare che è riuscita su qualche punto a dissipare alcuni dubbi, e secondo me questa circolare molti l'hanno criticata, ma io al contrario dico meglio averla con qualche piccolo, diciamo, punto oscuro che non averla. Quindi io la saluto con successo, perché l'amministrazione ha avuto il coraggio di prendere posizione su situazioni che non erano così facili. Toccherà a noi operatori criticarla, ma soprattutto applicarla, e in alcuni punti secondo me la circolare è chiara. Quindi al cittadino, visto il tipo di registrazione che stiamo facendo, è importante dire il trust si può utilizzare come in passato, ma con qualche certezza giuridica, anche fiscale, in più. Questo secondo me deve essere il messaggio che esce da questa trasmissione dopo la circolare 34. Io prima della circolare non mi sentivo di consigliarlo, proprio perché uno ti dice sì, io tasso così, però poi c'è l'Agenzia delle Entrate, va in Cassazione. Per fortuna nessuno ha voglia di andare in contenzioso. Adesso invece l'Agenzia delle Entrate ha messo per iscritto che a certe condizioni si può lavorare tranquilli. Quindi questo secondo me è il messaggio da dare con serenità a tutti. Bene, quindi allora intanto qualcosa di chiaro esiste, insomma, anche se con qualche punto oscuro, però insomma inizia a esserci già una base piuttosto importante. Mi permetta un'altra domanda, poi eventualmente decida se congrua o meno, ma l'istituto del trust potrebbe essere, se ampiamente utilizzato, uno strumento anche per, tra virgolette, abbattere un po' quelle che si chiamano le crisi ereditarie, o non c'entra per niente? No, la domanda è pertinente. Allora, le crisi ereditarie sono legate a una serie di fattori. Innanzitutto la frammentazione proprietaria connessa al diritto successorio italiano. Nel senso che noi, da dopo la Rivoluzione francese, mi sento di dire per fortuna, seguiamo un principio di uguaglianza, per cui se una persona ha più figli, tutti i figli hanno diritto a una parità di trattamento.
e l'imprenditore fondamentalmente non può dire prende il primogenito. Abbiamo superato il fideicommesso, che era una rigidità alla circolazione dei beni, mentre il mondo anglosassone è viaggiato su un altro percorso anche grazie al trust e grazie anche alla mancata protezione della famiglia tramite l'istituto della legittima. In realtà il mondo latino ha una sua profondità, secondo me, culturale, non facilmente superabile, che è data proprio dal riconoscimento della quota di riserva e di legittima. Quindi è molto difficile dire come mai esiste il problema del passaggio generazionale. Se poi aggiungiamo che per l'allungamento della vita adesso si eredita per fortuna in un'età avanzata, quando si è già entrati nel mondo del lavoro, si eredita fondamentalmente per fortuna sopra i 40, i 50, anche ai 60 anni. È ovvio che la funzione dell'eredità è diversa, non è più un tagliando per guadagnarsi l'entrata nel mondo del lavoro, è qualcosa di diverso. Questa parte del nostro ordinamento non è cambiata. Allora, qui c'è da fare un lavoro profondo di antropologia, di conoscenza dei costumi, e infatti questo è uno dei settori dove nell'Unione Europea la pensiamo diversamente, ma giustamente, perché siamo diversi, perché il mondo latino in realtà ha una sua concezione di famiglia, che ci piaccia o no, di parità di trattamento. Nel mondo invece anglosassone viene naturale non dare peso a certi aspetti, ma anche dal punto di vista sociale noi questo lo cogliamo, perché al di là delle battute colloquiali che si possono fare, da noi socialmente il figlio fa affidamento sul padre, allo stesso modo i figli e i nipoti fanno affidamento sui nonni per certi tipi di attività. Quindi poi si possono fare critiche costruttive o non costruttive, ma è così che funziona il nostro tessuto. Ma funziona così, secondo me, anche perché c'è questo principio. Cioè il nonno di 80 anni, se si sposa con una ragazza di 20, non piace, ma non piace per tanti motivi, non va socialmente. La stessa cosa invece magari in California, che è un paese, uno stato dei 51 evoluto, invece si dice no, bravo il nonno, si è goduto anche gli ultimi anni della sua vita, perché il tessuto sociale è diverso. Allora, su questi aspetti secondo me è naturale che non sono solo valutazioni giuridiche, politiche, è un tessuto sociale che deve tenere. E secondo me, ma ovviamente faccio un altro lavoro, però mi sento di dire che la maggior parte dei consociati della collettività la pensa come ho detto io, cioè il tessuto Italia funziona perché questa corrente verticale di energia dà, prende, ma in tutte e due le direzioni. Se tu gli tagli questo cordone ombelicale, ci vuole del tempo, perché non è che è automatico, ma se tu togli la legittima di botto, nel giro di 20, 30 anni, 40 anni, i costumi possono cambiare in una direzione piuttosto che nell'altra. Allora è... ma perché bisogna farlo? Se pensiamo che sia di aiuto, lo si può fare, ma se la maggioranza non vuole, perché bisogna cambiare e dire col trust tu puoi dare tutto a uno e togliere agli altri? Secondo me è un aspetto da vedere alla luce di queste considerazioni che io mi sono permesso di fare, perché non l'ho detto all'inizio, ma io sono un figlio di professore di storia del diritto. E quindi ho avuto la fortuna che questi insegnamenti, non di diritto, diciamo comma 7 di diritto positivo, mi sono venuti man mano nel corso della mia vita, e più passa il tempo più mi rendo conto che sono dei valori che invece è bene portare avanti e far conoscere alle persone, perché la storia del diritto è un po' come la filosofia del diritto: all'inizio non piace ed è noiosa, poi col tempo invece ne cogli la profondità e l'essenzialità anche poi nell'andare avanti, nello scrivere le norme. Quindi io la ringrazio davvero per questa domanda un po' fuori programma. Notaio, io ringrazio lei perché è stato molto esauriente e insomma si segue abbastanza bene le risposte che dà. Io la saluto, siamo arrivati nel finale della nostra puntata e spero tanto di poterla riavere nuovamente a Radio Trust. Grazie per aver partecipato. Grazie a voi per l'invito e ci aggiorniamo magari per un prossimo approfondimento di trasmissione. Grazie, arrivederci. Con
Questo è tutto per l'episodio di oggi. Radio Trust è un'iniziativa dell'Associazione Il Trust in Italia. Vi ricordo che potete iscrivervi gratuitamente al nostro podcast che trovate sulle principali piattaforme come iTunes e Spotify. Per ascoltare tutte le puntate di Radio Trust è possibile collegarsi al sito web digitando radiotrust.it. Ciao a tutti da Saverio Zeni. Sei su Radio Trust, il podcast di approfondimento scientifico, tecnico e professionale.